Ciao ragazzi, bentornati su Italian Bartender. Oggi vi porto dall'altra parte del mondo. Vi porto a vedere il drink preferito dei peruviani, il Pisco Sour. Versiamo 4 celle e mezzo di pisco, quello che preferite. In questo caso ho utilizzato un mosto verde, in quanto mi piace la nota aromatica, è abbastanza morbido. Utilizziamo un cucchiaio di zucchero, un cl di sciroppo di zucchero liquido, spremiamo poi un limone, anzi un lime, all'incirca sono tra i 25 e i 30 ml per lime spremuto. La ricetta che troverete in giro spesso volentieri utilizza del succo di limone, ma vi consiglio di utilizzare il lime, in quanto la reperibilità in Sud America, in questo caso in Perù, del limone è molto scarsa. Per i peruviani, per i sudamericani, parlare di limone si intende il lime. Concludiamo il drink con 2/3 di oncia di albume. Mescoliamo il tutto. Perfetto. Eseguiamo prima un dry shake per incorporare aria, creare morbidezza nel drink e creare quella nota vellutata. In questo caso la shakerata dovrà essere un po' più lunga, ma molto un po' più morbida, ma molto più lunga. Una bella shakerata energica, il drink è montato. Prendiamo la nostra coppetta doppia, bella ghiacciata come sempre. Eseguiamo il double strain. Perfetto. Per finire il drink, per togliere quel cattivo odore magari che può dare l'albume, spargiamo gli oli essenziali del lime e ci mettiamo 3 gocce di amargo ciunco. Finiamo il drink con una piccola garnish di lime. E il drink è pronto. Salute! Bentornati. Il pisco ancora non si sa di chi sia, o cileno o Perù, per me è peruviano, ma si dice che la storia del drink non sia proprio stata fatta da un peruviano, ma bensì da un americano che per lavoro, trasferitosi in Perù, poi abbia cambiato professione, abbia aperto un bar e dove appunto decide di fare questa rivisitazione sul whisky sour, sostituendo il whisky con del pisco per dare appunto spicco al distillato peruviano, e crea appunto così questo drink molto in voga al tempo e ancora ad oggi è il drink peruviano più conosciuto. Vi ringrazio per averti seguito e vi rimando al blog per l'articolo intero e al prossimo video. Ciao!